ci ho messo un video, ma un giorno di pausa. Ma tanto io non abbandonerò mai YouTube. Vabbè, comunque siamo su Ricuto News. Oggi andiamo a leggere insieme una news di Avengers. Ma prima ho comprato due nuovi manga. Abbiamo Boruto volume 3 e Ganzo volume 3. Io ho i primi due di ciascun manga. E onestamente 4,50 euro al mese, perché questi sono sono mensili, altri sono bimestrali. Ganz è bimestrale, però in media si spende milioni per i manga, stessa cosa per i fumetti. Va bene, comunque oggi andiamo a parlare di Avengers Infinity War, il nuovo film di Avengers che sta per uscire ad aprile 2018 in Italia, mi pare il 25 precisamente, proprio il giorno della liberazione. E a quanto pare hanno fatto uno spot e sul trailer si è vociferato. Io non posso mostrare il trailer perché mi danno il copyright. E onestamente non aspettavo altro. Io comunque già lo sapevo dell'uscita di Avengers Infinity War, però non sapevo né l'anno, né il giorno, né il mese, nemmeno la trama. A quanto pare l'avversario è Thanos, questo è assodato. A quanto pare vedremo anche la morte di alcuni eroi. Il primo in assoluto è Visione, perché lui sulla fronte ha una gemma dell'infinito. Quindi Thanos che fa? Ovviamente gliela deve levare e di conseguenza si vede la morte di Visione. Poi ci sono anche Spider-Man, ci sta Hulk, America, tutti gli altri, ci sta anche i Guardiani della Galassia, che però si incontrano con Thor. E onestamente, vedendo tutti gli altri film degli Avengers, però dei singoli eroi, non mi aspettavo che avevano un futuro molto drammatico tutti quanti. Ad esempio, che so, prendiamo Iron Man. Iron Man 3 che si vede Tony Stark che si leva quell'oggetto dal petto, e poi vediamo, che so, Hulk ad esempio che se ne va, non fa più parte degli Avengers. Thor alla fine perde un occhio e Asgard viene distrutta. Poi abbiamo Capitan America. Capitan America lo scudo glielo lascia a Tony Stark e lui rimane senza scudo. E in questo film ha la barba e non c'ha nemmeno più lo scudo, pensate un poco. Mo' dovrebbe uscire anche Black Panther a quanto pare. Onestamente non vedo l'ora, perché io sì, gli Avengers mi piace, tutti gli eroi Marvel, però non sono fanatico. Di Spider-Man, boh, ci sta Incoming, però non mi piace assolutamente, preferisco i vecchi Spider-Man, ovvero quelli che salgono agli anni 2000, proprio inizio 2000, e poi gli ultimi che hanno fatto, The Amazing Spider-Man 1 e The Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro. Avengers mi sono piaciuti tutti e due, Age of Ultron e Avengers il primo. Però non mi è piaciuto che gli Avengers hanno preso strade differenti, alcuni sono separati, sono dagli ammazzate come in Capitan America Civil War. Un po' mi dispiace, io spero che questo nuovo Avengers metta fine a tutte le dicerie degli Avengers messi insieme. E spero che nessuno muoia, perché a vedere poi la morte tipo di Spider-Man, Iron Man, onestamente per me sarebbe un colpo, perché in tutti i film Marvel che ho visto non ho proprio visto la morte di un suo personaggio Marvel. A meno che non sia cattivo come Ultron, ad esempio, che muore per mano di Visione, allora è diverso. Dice un cattivo, allora gli auguro la morte. Ok? E adesso andiamo a leggere la news. A proposito, mi ero dimenticato di dirvi che ci sarà anche un secondo Avengers dopo il successivo. Questo qua, in pratica, hanno diviso questo film in due parti. Il primo uscirà il 25 aprile 2018 in Italia, l'altro nel 2019, però non si conosce la data precisa, si sa solamente nel 2019. Ora andiamo a Questo leggere. oggi, questa è la news riguardo Avengers Infinity War che sta per uscire. Purtroppo non vi posso far vedere il trailer perché mi danno il copyright. Però qua dice Avengers Infinity War, tutto quello che ci sta, che ci svela il nuovo spot del Super Bowl. Addirittura pensate, la news sarà 20 ore fa, ma andiamo a leggere. Allora, è lo spot televisivo di cui si è più discusso sui social. E oggi, come da tradizione, vi proponiamo un'analisi dei momenti più intriganti, l'anteprima di Avengers Infinity War,
mostrata durante il Super Bowl non svela molto. C'è tutta una parte dedicata alla lotta con Thanos, che abbiamo visto al Comic Con di San Diego la scorsa estate, ma per il momento la campagna promozionale ha scelto di celare. Nonostante ciò, sono molti gli indizi che ci aiutano a tratteggiare l'intreccio del Cinecomic Con dei fratelli Russo. Trovate le foto qui di seguito. Vi ricordiamo che il film sarà nei cinema italiani dal 25 aprile e non vedo l'ora. Ovviamente qua ci sono queste fotografie, questa è la prima, questa è la seconda, poi questa qua è uscita già nel trailer, che se andate a vedere il trailer in pratica vediamo Capitan America, questa è la Pantera Nera se non sbaglio, poi abbiamo Winter Soldier, questa è questa alle spalle di Winter Soldier e come si chiama? La Vedova Nera. Poi abbiamo Hulk, War Machine a sinistra e a destra in alto a Black Panther e Volatile, mi pare se ricordo bene questo. Poi va bene, questo è Doctor Strange, Iron Man, questo è sempre Winter Soldier. Eccola qua, è questa qua, ma si è fatta bionda la Vedova Nera. Mo in pratica qua stanno nella zona dove il re è Black Panther, non mi ricordo come si chiama Black Panther. Ah buono, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi del corso del 2017. Il primo capitolo Avengers Infinity War arriverà il 4 maggio 2018, il secondo capitolo ancora senza titolo uscirà il 3 maggio 2019. I due film sono diretti da Anthony Chiu, russo, e scritti da Christopher Marcus e Stephen McFlee. Tra produttori esecutivi anche John Favreau, regista dei primi due Iron Man. I film sono stati girati interamente in IMAX con l'ausilio delle nuove macchine da presa targate Harry, le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per i presi di Capitan America Civil War, anche se solo per alcune sequenze. Tra i componenti del cast d'eccezione citiamo Robert Downey Jr. Abu Iron Man, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo fosse Hulk, Scarlett Johansson, Vedova Nera, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen è la Nera, quella che sta a Black Panther, vicino a Black Panther. Abbiamo poi Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel e Thanos, Plum Clementif, Karen Gillian, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman invece è Thor. Poi abbiamo Paul Rudd e Capitan America, Kubis Mulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Daniel Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, quanti nomi, Tessa Thompson, Benicio del Toro, Tom Van Low Lore e Josh Abu. Poi ci sono le action figures, vabbè non sto qua a parlare delle action figures, in pratica sono 60 euro l'uno le action figures. Vabbè, questa è la notizia, adesso ci lasciamo la postazione principale per vedere un poco cosa ciò che io penso. Eccoci qua di nuovo, come avete potuto leggere insieme a me dallo spot, più che uno spot ci sono trovate delle immagini di che vediamo Thanos e poi tutti gli altri eroi. Ci sta Black Panther, ci sta la Vedova Nera che addirittura si è fatta bionda come avete visto, poi va bene Capitan America al centro che non ha più lo scudo, ha quelle due cose, non so che cosa che siano. Poi se andate a vedere il trailer che ve lo lascio in descrizione e nei commenti se mi ricordo, e onestamente io quello che penso è dire senti mettetemelo, ma me lo voglio vedere in edizione digitale sul computer perché vaffanculo il cinema me lo devo vedere assolutamente. Però è bello, faranno loro il giorno della liberazione, io il giorno della liberazione già avrò la patente quindi me lo andrò a vedere di corsa pure nudo nella nottata, mi alzo e me lo vado a vedere, non me ne frega perché è un film che va visto. La stessa cosa su Sword Art Online, ma mi sto seguendo la serie di Sword Art Online, sto avendo il tempo,
quindi per molti è una un grande serie Sword Art Online, e non vedo l'ora. In pratica faccio questo video che sono felice, perché a parlare di Avengers sul mio canale la prima volta. Gli eroi Marvel ne ho parlato poco, ho parlato di Hulk e basta, ho fatto la MV con delle immagini perché non potevo metterci nel film per via del copyright, ma vabbè, là ormai sono cose vecchie, non ci voglio più ritornare, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.